Il Grande Fratello VIP non riesce a risollevarsi, la puntata speciale del giovedì ha registrato un crollo degli ascolti. Decisione Mediaset in arrivo. Punto di domanda. Punto Grande Fratello VIP. La terza edizione non decolla, anzi. Si è già parlato molto degli ascolti, molto bassi, della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Le motivazioni sono diverse. Forse il cast non piace al pubblico, le dinamiche che si creano all'interno della casa sono spente, le coppie che nascono non sembrano sincere, tutto sembra un po' forzato e costruito. Nel web è diffusa l'opinione in chi guarda il programma che anche da parte degli autori quest'anno non ci sia professionalità. Sempre gli stessi argomenti sugli stessi VIP, censure su alcuni, accanimento su altri. Gli ascolti, se messi a confronto delle altre due edizioni, sono molto deludenti. Grande Fratello VIP, crollo vertiginoso nella puntata speciale. Il tentativo di aggiungere un doppio appuntamento al giovedì non è bastato. La puntata andata in onda giovedì 8 novembre ha registrato un crollo vertiginoso. Il reality di Canale 5 è crollato a 3.057.000 di telespettatori con il 16,9% di share. Si tratta del dato più basso non solo di questa edizione, ma anche di tutte le edizioni del Grande Fratello VIP e del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Grande Fratello VIP, la puntata speciale di giovedì 8 novembre. Ilary Blasi aveva annunciato una puntata sorprendente. C'è stato l'incontro tra Gianne Alexander ed Elia Fongaro, la finta eliminazione di Walter Nudo che poi è tornato in casa per comunicare l'eliminato vero, Fabio Basile. L'entrata di Francesca Cipriani, di Maria Monsè, e le sfide per salvarsi dal televoto evidentemente non sono state poi così apprezzate dal pubblico a casa. Mediaset prenderà qualche decisione in merito?